Io sono Enzo Cimino, faccio il tecnico del suono, il batterista, il produttore anche discografico. Ho 36 anni da poco e vengo da una lunga esperienza fuori da Messina e finalmente sono tornato. Io sono partito da Messina a 18 anni, subito dopo il diploma, per fare l'università, che poi non ho fatto ovviamente perché il DAMS a Bologna non l'ho fatto, ma mi sono concentrato sul suono, quindi ho fatto un corso molto interessante, ho conosciuto i Mariposa, una band che mi ha cambiato la vita, con cui ho suonato 12 anni, ho fatto un'esperienza di centinaia e centinaia di concerti. Da loro sono nate un sacco di altre esperienze che mi hanno portato a diventare un po' quello che sono. Esperienze che posso spendere adesso che sono tornato, perché dopo 17 anni di Bologna e dintorni ho pensato di preferire una città dove è bello vivere e attorno a questa bella vita si può creare un lavoro. Appena arrivato mi si sono presentate tantissime proposte, tra cui alcune molto interessanti e totalmente inaspettate, che sono queste del cinema, quindi colonne sonore per film, per documentari. Adesso il grandissimo mixaggio di Caphone Street. Caphone Street è questa serie di un cartone animato basato su quello che si vede per le strade di Messina in tutti i sensi. Cominciare a lavorare in questo modo da subito, appena arrivato, per me è un segnale che seminare buona qualità diventa un ritorno anche questo in persone che cercano questa qualità e quindi ci incontriamo in queste esigenze. E allora mi sta andando bene, tutti si lamentano e io no. Scusate. Se dovessi immaginare una colonna sonora per Messina, su quale genere ti orienteresti? Secondo me sarebbe un po' cattivella, un po' rock duro, anche un po' sperimentale, perché comunque nel caos ci sono degli stimoli, c'è della ricerca, c'è dell'inventiva. Succedono tante cose a Messina, solo che il messinese non ha capito bene come si fanno a pubblicizzare tutte le cose che succedono. Mi rendo conto che ogni sera c'è sempre qualcosa da fare e non riesco a fare tutto quello che voglio fare, mentre la maggior parte delle persone mi dicono: ah, non c'è niente fari, picchi, ma questa città, andiamocene a Catania, andiamocene di qua, andiamocene di là. Basta guardarsi intorno e andare nei posti, andare a esplorare. Poi ovviamente qui ci può essere un concerto brutto, ci può essere una mostra poco interessante, ma a Bologna non è che al nord tutto è bello, tutto è interessante, tutto è fatto bene. Qui bisogna semplicemente svegliarsi un po', mettersi in gioco. Io ho trovato tanti spazi liberi per fare cose, non ho trovato poche cose da fare, il contrario. Parlaci della tua figura professionale. Che cosa fa un tecnico del suono? Il tecnico del suono, questo è sconosciuto. Nella musica si suona, si registra, poi si fa la post-produzione e poi si vende. Ogni fase ha una sua figura precisa. Il musicista, che viene diretto dall'arrangiatore o dal direttore d'orchestra se è un'orchestra. Questa cosa deve venire registrata, allora c'è un tecnico che si occupa della registrazione, quindi mettere i microfoni, scegliere i preamplificatori giusti, il pomello, il tipo di posizionamento, eccetera. Dopodiché tutte le tracce registrate passano al tecnico di mixaggio, quindi si passa sul mixer con tutti i vari canali, che ogni canale corrisponde a uno strumento registrato. Il mixaggio fonde tutte le tracce in un'unica traccia e a quel punto ogni canzone, quindi ogni mixaggio, viene messo in sequenza e si compone il famoso CD, il famoso vinile. Oggi questa cosa c'è un po' di meno perché si tratta di canzoni singole che tu compri da iTunes, c'è meno l'idea del disco completo. In Italia, in Sicilia, queste figure tendono un po' a fondersi, quindi chi registra, chi mixa e chi fa il mastering coincide in una cosa del genere. Semplicemente perché non c'è un mercato abbastanza sviluppato, in situazioni abbastanza grandi da poter destinare, diciamo, dei budget precisi a tutte le fasi. Io vorrei portare questi modi e questi standard di lavoro. Quale consiglio daresti a quei ragazzi che vogliono avvicinarsi al tuo settore? Questo mestiere è studio ed esperienza. Se uno studia e basta, non può minimamente rapportarsi con artisti, altri tecnici, eccetera. Se uno ha solo l'esperienza, gli mancano delle basi che poi servono proprio per fare le cose in maniera corretta, in maniera uniformata. Un consiglio per chi vuole iniziare a fare questo lavoro potrebbe essere quello, innanzitutto, di tenere le orecchie sempre aperte. Quelli che dicono la chitarra si registra in quel modo, sta già sbagliando, perché ogni strumento, ogni musicista ha la sua dimensione artistica e sonora, anche nel suo piccolo. Bisogna aprire le orecchie e sentire quello strumento e quella persona che cosa sta facendo. Il mestiere del tecnico del suono, io lo vedo come un tecnico che sta nelle retrovie, che però si mette a servizio dell'idea artistica,
ma con le scelte il tecnico può trasformare questa idea artistica in qualcosa di concreto da ascoltare. Ho visto molte persone prendere un artista e fare le cose proprie sfruttando quell'artista. Il tecnico che vuole esprimere se stesso. Il tecnico esprime se stesso quando è coinvolto artisticamente, non quando è chiamato per fare il lavoro di un altro. Il secondo consiglio è quello di studiare. Adesso con YouTube, con internet, si possono fare un sacco di approfondimenti molto utili. Il fatto di andare fuori dalla Messina può essere utile, perché effettivamente fuori da Messina c'è un movimento più ampio. Essendoci semplicemente più gruppi, più locali, posso pensare a Bologna come a Milano, come a Roma, certo c'è più occasione di vedere, di sentire, di toccare con mano qual è la realtà degli studi, dei locali, delle band che fanno le prove, tutte queste cose qui. Senza però pensare che a Messina non ci sia niente, perché a Messina ci sono gli studi, ci sono i tecnici, ci sono i gruppi, ci sono i locali. Basta andare nei posti e frequentarli e annusare l'aria anche lì. Dalla Sicilia escono lavori di livello molto alto. Esistono dei corsi, ne sta per partire uno anche. Qui a Messina per la prima volta. Appassionarsi è il modo migliore, il consiglio migliore per fare una cosa veramente, perché tu la vai a approfondire e la vai a rendere vitale, perché non si tratta di vendere i pomodori, si tratta di creare delle emozioni. Quindi io parlo della parola emozione perché ci sono dei macchinari che servono per regolare la quantità di questa emozione in base alla dinamica, in base all'impatto che tu puoi avere, allo scarto fra il piano che diventa forte. Questo tipo di lavoro, di consapevolezza dei piani, delle emozioni, degli impatti, delle atmosfere da creare nel cinema è eccezionale, questo discorso da affrontare, perché mentre i musicisti vogliono che tutto suona forte, anzi la chitarra fortissima quando fa l'assolo, nel cinema si va invece al contrario, a creare spazio, a creare profondità, a creare tridimensionalità. Quali sono i tuoi progetti futuri? Ci sono tanti progetti in ballo. Caffon Street è un inizio, perché uscire al cinema vuol dire una risonanza maggiore. I progetti sono una colonna sonora di un film che ho realizzato, che è questo film, adesso non ne posso parlare perché è nei concorsi, quindi si deve mantenere a riservo. Poi c'è un documentario che probabilmente dovrebbe parlare, anche questo un po' in incognito, del signor Cammarata, cioè il Puparo, la famosa casa del Puparo. Questo documentario sarà 15 minuti su Cammarata, mi chiedevi della colonna sonora di Messina, qui sarà una colonna sonora industriale, quindi con rumori della città, rumori meccanici, rumori metallici, incastonati tra di loro a creare una specie di flusso di magma che dovrebbe fare da contorno ai suoni reali delle scene, delle immagini di cui sarà composto questo documentario.